3, 2, 1, iniziamo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo 87esimo DJI News. Passiamo immediatamente agli appuntamenti di questa settimana, dei video che troverete su Dice Games Italia. Martedì riprendiamo con Simbarum, la Brama, sempre alle 21. Continueremo questa nostra avventura andando a vedere dove porterà il nostro gruppo di avventurieri la loro ricerca nel Davokar. Mercoledì invece unboxing di Ultima Torcia, un video realizzato durante Lucca Comics che spero apprezzerete, niente di eccessivo ragazzi, ma appunto un piccolo sguardo su proprio sul momento dell'apertura di Ultima Torcia da parte del sottoscritto. Infine venerdì avremo una live speciale perché è il secondo appuntamento dell'assedio di Urdesh, una live speciale di Warhammer 40.000 a cui tutti voi potete partecipare ragazzi, basta che siate presenti sul server di TeamSpeak di Dice Games Italia, i dati li trovate qui in descrizione, potrete partecipare come guardia imperiale e affrontare per l'imperatore il nemico. Detto questo, passiamo immediatamente al messaggio promozionale. Apprezzi il lavoro di The Evil Company e Dice Games Italia? Potremmo fare anche di più se tu ci dessi una mano diventando nostro sostenitore con Patreon. Potremmo realizzare più eventi, fiere, fumetti, giochi, progetti, live e in cambio riceverai anteprime, prodotti e ricompense esclusive. Ci tengo poi a affrontare un paio di cose. Nonostante io adesso abbia il... che si vede, cosa che non si dovrebbe vedere, il microfono iper super professional, sto ancora testando molto le sue capacità, i suoi potenziali, come gestirlo, eccetera, 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 eccetera. Quindi non sono ancora del tutto soddisfatto dell'audio, sebbene stia facendo passi da gigante. Volevo semplicemente dirvi che se sentite dei problemi audio ogni tanto è perché sto banalmente testando. Ma passiamo a qualche novità, o meglio, in realtà ce ne sono pochissime perché è appena finita Lucca, abbiamo già fatto, ho già fatto il video settimana scorsa per farvi vedere che cosa avevo recuperato a Lucca, quindi ho ben poche robe da dire. E infatti, a parte dirvi che ab urbe condita, ma non me ne frega più un cazzo, ha adesso la sua pagina Facebook ufficiale, quindi se siete interessati a questo gioco o l'avete recuperato a Lucca, beh, questa pagina è quella ufficiale, pagina Facebook quantomeno, per quanto riguarda il gioco. Volevo passare a un argomento invece diverso, volevo continuare un pensiero che avevo avuto nell'ultimo vblog, o meglio due vblog fa, che era quello dell'aumento dei prezzi. Non voglio continuare quell'argomento, ma voglio continuare un altro a cui corrisponderà un sondaggio, a cui chiedo, se siete interessati, di votare, lo trovate qui sotto in descrizione. Praticamente quello che voglio chiedervi è, ma voi quanti GDR all'anno giocate? Io purtroppo non posso più essere un esempio in merito, non posso dare il mio parere in questo preciso caso perché con Dice Games Italia mi ritrovo a giocare molti giochi all'anno per necessità, autori che ci vogliono far provare il loro gioco, anteprime, noi stessi che comunque vogliamo variare quello che mostriamo sul canale, insomma... Io purtroppo di giochi di ruolo ne vedo tanti all'anno, così come i ragazzi di DGI, cioè tutti noi comunque ne vediamo veramente tanti. E a meno che non siate gente di settore, quindi lavoriate nel settore di GDR, con master magari per una society, un'associazione o cose del genere, quanti giochi di ruolo fate all'anno? Cioè, con quanti realmente giocate, ragazzi? E non parlo di, ma sì, proviamolo, lo si gioca una volta e poi lo si mette via. A meno che non si tratta di un gioco che si fa in una notte sola, come diversi giochi di narrativa che si risolvono in un'unica sessione. No, non si parla di quei casi. Quel genere invece rientrerebbe, nella mia domanda. Quindi... quanti giochi di ruolo
completate nel senso più ampio del termine, nel senso concludete il suo ciclo vitale, che può essere determinato da 4 settimane o più, un mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, in base alla campagna. Quanti GDR all'anno voi giocate? Perché è una cosa che mi chiedo. Avete notato, ve l'ho fatto notare io nell'ultimo video, che sono usciti moltissimi giochi di ruolo comunque nell'ultimo periodo. Nell'ultimo anno si parla veramente di uno sfracello di giochi. Forse, forse quasi conto una ventina solo di titoli che sono usciti come nuovi da soli, nel senso con un sistema loro e quindi una entrano nel mercato. Forse 20 non è la cifra giusta, ma comunque sono tantissimi. Non parlo del numero totale di manuali, che comunque supera i 40, però parlo proprio dei core book, nei manuali base. Però mi chiedo, in definitiva, la gente, ma quanto riesce a giocare i giochi di ruolo? O meglio, quanti giochi di ruolo riesce a giocare? Perché, ok, giocare di ruolo è possibile. Magari ci sono gruppi che riescono a giocare una, due, 3 volte alla settimana. Perché no? Però da qui a giocare a molti giochi ce ne passa. Nel senso, i giocatori di ruolo di solito sono abitudinari, quindi quanti di questi giochi di ruolo riuscite a fare? Le campagne sono lunghe, la gente si affeziona principalmente a un gioco di ruolo. Magari lo gioco per mesi, a volte anni, perché al gruppo che è molto affezionato o comunque che è molto carico su quella tipologia di giochi e io comunque rientravo in quella tipologia. Io per anno giocai prima D&D, poi a Vampire e di solito quando mi affezionavo al gioco ci giocavo in maniera, non dico ossessiva, ma quasi, nel senso mi concentravo su quello e questo va molto contro invece quello che è il mercato dei GDR. Perché se tu fai uscire 5, 10, 15 nuovi giochi, nuovi, non espansione, quello ne parleremo in un'altra occasione, ma io parlo proprio di nuovi giochi con loro regolamenti. Ma quanto è pensabile che questi nuovi giochi trovino un pubblico, trovino uno spazio, trovino l'interesse di un gruppo di giocatori? Quanto interesse c'è da parte del pubblico di mettersi, o meglio dei giocatori, di mettersi lì, studiare un nuovo regolamento, creare nuovi personaggi e buttarsi a giocare. Perché è una cosa che mi sono sempre chiesto, quanto effettivamente dei giocatori normali, perché appunto come ho detto io purtroppo non sono più considerabile tra i normali, sono anormale perché ho una situazione particolare con DGI, quanto per un giocatore normale è solito cambiare. Certo, so che diversi di voi di DGI comunque sono soliti testare, provare cose diverse, cose nuove, perché, beh, sti cazzi, le continuate a vedere sul nostro canale, quindi vi stimoliamo, viene voglia comunque di giocare, ma sono sicuro che poi ricadiate in una quantità di giochi invece molto ristretta alla fin fine di quelli classici, di quelli proprio solidi a cui il vostro gruppo fa riferimento quando si deve decidere a cosa giochiamo stasera. Voglio sapere questo, ragazzi. Vorrei sapere da voi quanti di voi giocano, quanti giochi. Nel sondaggio qui sotto in descrizione ci sarà un link che permetterà di votare e darmi un'idea, ma potete anche scrivermelo nei commenti. Quanti giochi, non espansioni, all'anno giocate? Una cifra, una più o meno una cifra. Giocate veramente? Perché è strano. Questi giochi possono trovare una loro nicchia di mercato. La vedo difficile a volte e se lo fanno scalzano altri giochi, quindi è un continuo darsi la zappa tra i vari giochi per cercare di togliersi terreno da sotto, perché i giocatori di ruolo non sono videogiocatori. I videogiocatori prendono un videogioco, lo spolpano, anche se ci mettono tanto, facciamo titoli quelli GDR, facciamo 30-40 ore, perfetto, poi prendono, passano a un altro in maniera brutale, a meno che non si parli dei classici MOBA, sparatutto, quelli con un forte comparto multiplayer che garantisce una vitalità a lungo termine. La maggior parte dei videogiochi ha una vita abbastanza limitata. Però
i GDR non hanno quel problema, anzi sono molto longevi, molto più longevi di un videogioco. Questo è un punto di forza, lo è sempre stato, ma allo stesso tempo è un punto debole enorme per il mercato dei giochi di ruolo. Questo potrebbe essere uno dei problemi maggiori che vedremo in questi anni. Tanti giochi, tante novità, poca gente che può giocarli. E se non puoi giocare una cosa, non so quanto li compreranno. E se li compreranno, non compreranno forse le espansioni, perché magari non avranno avuto tempo neanche di giocare al manuale base. Quindi lavorare su quel progetto potrebbe non portare a nulla. Insomma, un discorso un po' complicato che potrebbe annoiarvi a morte, ma ero curioso di buttarvi e sentire i vostri pareri. Dopodiché passiamo agli eventi. Fantasica a Novara il 26 novembre con un evento. Se siete interessati a una serata di gioco di ruolo, gioco da tavolo con board game, questa è la vostra occasione. Da ricordare ragazzi, gli X Games Spy di Sin Requi, adesso giuro che li riprendo in mano. Ero tentato di piazzare un video di X Games Spy di Sin Requi questa settimana, ma mi sono reso conto che non sarebbe uscito bene e quindi no, voglio farli bene questi video, quindi hanno bisogno del loro tempo di realizzazione. Il sondaggio per il prossimo vlog, lo so, sono fermi anche quelli e voglio cambiare l'approccio anche ai vlog. Sto ancora pensando bene come ragionarli, ma probabilmente andrò anche lì per dei macro argomenti, perché altrimenti la gente continuerà ogni volta a farmi le stesse identiche fottute domande. Così è, perché non so se l'avete notato. Poi il server di TeamSpeak di Dice Games Italia, soprattutto se volete partecipare alla live di questo venerdì sera, la pagina Facebook, Telegram e Instagram di Dice Games Italia per rimanere connessi a tutte le parti social del canale. E niente, in realtà la maggior parte del DJ News è stata presa dalla mia domanda: ma quanti cazzo di GDR giocate all'anno? Detto questo ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video o nei video di questa settimana. Spero che rispondiate in tanti, mi diate anche le vostre motivazioni, sono molto curioso di sapere il vostro parere in merito all'argomento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, bagai.